Fabrizio Corona è tornato in libertà. Se non li fosse capito nelle scorse settimane, ci ha pensato lui stesso, con un video diventato in poche ore virale, a ricordarlo alla pubblica piazza. Qualche giorno fa, infatti, l'ex re dei paparazzi è caduto dalla sua bicicletta in diretta su Instagram mentre stava girando un video. Fabrizio Corona, come si vede nelle immagini, passeggiava sulla sua bici canticchiando Viva la Libertà e pedalando a piedi nudi per le stradine del centro di Milano. Così si è reso protagonista di una manovra azzardata che lo ha portato a inciampare sui binari del tram. Tutto per la gioia dei follower che avevano divertiti. Ma come fai? Senza dimenticare il commento di Gabriele Parpiglia. Ma io sono senza parole. Come ti vesti? Fatto sta che Fabrizio Corona ha cambiato completamente vita dal post-carcere. Almeno, dal punto di vista sentimentale. Addio a Silvia Provvedi, riavvicinamento a Nina Morica, ex moglie e mamma di Carlos e nuova fidanzata al suo fianco. Addirittura, a quanto pare, sarebbe già andato a convivere con Zoe Cristofoli. L'influencer veronese ha davvero conquistato l'ex re dei paparazzi. Ma lei ha già promesso di non poterlo assolutamente cambiare. Deve essere lui, se vuole. Ecco, se vuole. Proprio così. Perché ok l'ha ritrovata libertà, ma Corona a quanto pare ha dato sfoggio ancora una volta di un episodio tutt'altro che lusinghiero. A darne notizia, qualche minuto fa, da Gospia. Alberto Dandolo, esperto di gossip e penna di oggi, ha scritto così sul portale di D'Agostino. Mega rissa ieri sera in un ristorante di Milano, zona Garibaldi. Furbizio, così lo chiama Dandolo, NDR, era con un ultra dell'Inter, e si è azzuffato con un suo amico, imprenditore vinicolo. Ma per quale motivo questa presunta rissa nel cuore della città meneghina? Punto come spiega ancora Dandolo su D'Agospia, l'imprenditore amico avrebbe osato offendere il figlio Carlos e l'ex moglie di Fabrizio Corona, Nina Moric. Addirittura, secondo l'esperto di gossip, ci sarebbe stato bisogno anche dell'intervento delle forze dell'ordine. Al momento, comunque, nessuna smentita da parte dell'ex re dei paparazzi. Vedremo nelle prossime ore.